Amici di Toscana TV e di Casa Viola, buonasera, benvenuti a una nuova puntata. Oggi il venerdì che chiude la settimana di Casa Viola, ma ricordiamo sempre come di consueto gli appuntamenti dal lunedì al venerdì in questo formato a partire dalle ore 21. Parliamo con i titoli. Prima di salutare il nostro ospite di questa sera, grazie alla regia di Massimo Brigato, Vranks, offerta alzata a 8 milioni, si va verso la chiusura. Ormai, lo dicevamo da qualche giorno, si sono incontrate le squadre a mezza strada, ma daremo i dettagli tra poco. Depay, occasione d'estate, Icardi il sogno e Zaniolo? E Zaniolo è un nome che ci terremo lì per tanti giorni, perché insomma la Fiorentina piano piano continua a corteggiarlo. Icone è verso l'addio per 15 milioni e qui chapeau davvero a Daniele Pradè di prendere una cifra di questo genere. Tesoretto in arrivo e attenzione anche a Amrabat, perché potrebbe andare ad impinguare ancora questa cifra. Rinnovi, Bonaventura è saltato l'incontro, il nostro ospite ci spiegherà nel dettaglio perché. Castrovirni è in stallo, però diciamo le percentuali di permanenza di entrambi scendono e le vedremo con i nostri borsini. Di questo e molto altro parleremo con Niccolò Santi, Firenze Viola e Corriere dello Sport. Ciao Nico, buonasera, grazie di essere con noi. Ciao, ciao Gabri, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori. Cominciamo da Vranks, non per ordine di importanza forse, ma perché è il colpo più vicino alla Fiorentina, riguardando anche la scheda del classe 2002 centrocampista belga. È un giocatore che aveva un prezzo originario di 10 milioni, la prima offerta della Fiorentina era di 6, a mezza strada si stanno per trovare intorno agli 8 per il giocatore, 1 milione e 4 a stagione. Ci dai qualche dettaglio in più? Sì, sì, diciamo si è detto tutto. Io ti dico, non credevo che fosse così facile arrivare alla chiusura della trattativa. Poi in realtà in questi ultimi giorni ci hanno lavorato profondamente, anche perché mi dicevano, no, anche dal club di appartenenza, che non c'era questa fretta, ecco, di cederlo. Poi è andata in porto, per cui per carità è evidente anche che la Fiorentina deve già cominciare a pensare in ottica di rimpolpare una squadra che in estate subirà tante tante modifiche, no? Anche a centrocampo soprattutto, da luglio poi si penso, no, che personalmente almeno che si arriverà a parlare dei grandi nomi, quelli di cui Pradè ha fatto menzione, no? A cui Pradè ha fatto menzione in conferenza stampa, cioè il mercato è importante, quello soprattutto dei centravanti, no? Però serviranno anche giocatori che vadano, ripeto, ancora a ricostruire una squadra anche solo numericamente. Vranks, vedremo, francamente non ha esaltato molto quando era in Italia, no? Al Milan qualche annetto fa, però insomma senz'altro un acquisto che può fare comodo e come scommessa, tanto si parla un po' sempre di quello, no, a Firenze. Sono stati bravi insomma arrivare anche a metà, poi per carità a metà strada, ma una trattativa a cifre assolutamente sostenibili e credo più che nei parametri, no, di una squadra come la Fiorentina, almeno ecco attualmente mi sembra un prezzo più che giusto per un giocatore come Franks. Ti faccio una domanda leggermente esistenziale, riprendendo le prove tattiche di Raffaele Palladino grazie alla nostra regia, perché Vranks ci dà, diciamo, un suggerimento anche tattico, ma alla fine Palladino giocherà a 3 o con la difesa a quarta? E magari nella difesa a 3 quarta potrebbe essere anche proprio il centrale, l'impostatore. Nel centrocampo a 4 con Parisi, che potrebbe scalare un po' le gerarchie, chi vedi meglio come caratteristiche? Quindi un giocatore come Vranks, che è un giocatore, come dicono gli inglesi, box to box, da area di rigore a area di rigore, accanto a chi? A un Mandragora? A un Tommaso Pobega? A un Marco Brescianini? E perché ti faccio ovviamente questa domanda? Perché è tuo compito darci gli aggiornamenti di mercato anche in relazione alle altre situazioni, ma cerca di aiutarci, facci capire chi è perfetto per il centrocampo di Palladino per caratteristiche. Allora, ammesso intanto che Palladino giochi col 3-4-2-1 e che Franks venga a fare il titolare, penso che accanto a lui serva un regista. Mandragora può effettivamente ricoprire quel ruolo, ma non penso che rimanga a Firenze per fare il titolare il prossimo anno. Cioè, sono convinto che lui rimarrà allo stato attuale, a meno che non arrivino offerte più importanti, come no, si parlava della Lazio quando c'era ancora Tudor che l'ha avuto all'Udinese, quindi era un suo fedelissimo, ma adesso che non c'è più Tudor se ne parla già molto meno. Cioè, Mandragora sa che rimane a Firenze a meno che non ci siano, ecco, cambi di fronte, però non per essere, credo, il titolare accanto eventualmente a Franks, perché cioè, quest'ultimo è un giocatore, sì, box to box, incontrista, c'è uno che, come direbbe Raldo Pecci, no, un equilibratore, ma non è uno che ti costruisce il gioco, il playmaker appunto, cioè il contrario del box to box. Quindi
penso che abbia un senso andare a puntare su giocatori che invece fanno di mestiere, no? Il regista. Ora è andato via Arthur, è andato via Maxim Lopez, anche se magari la Fiorentina nell'ottica di inserire pure qualche giocatore che interessa col Sassuolo può ritrattarlo eventualmente, però questo se ne parlerà. Adesso non è più un giocatore della Fiorentina Maxim Lopez. Ecco, però nell'ottica di un centrocampo a 4, quindi 3-4-2-1 con Franks titolare, poi ci metto un punto di domanda, ma insomma questo è da vedere. Ecco, accanto a lui credo che si vada a puntare più su un giocatore con le caratteristiche del regista. Non è semplicissimo, perché si stanno facendo tanti nomi, anche tu ricordavi giustamente Brescianini, poi ora insomma negli ultimi giorni si fa anche il nome di Gaetano del Napoli. Ci sono tanti calciatori che fanno che possono fare al caso della Fiorentina, ma dipende appunto se Palladino fa il centrocampo con i due medianacci o se invece ci mette il playmaker. Attualmente non è semplice capirlo, cioè i nomi che sono usciti, a me io non credo che ce ne sia uno davvero davvero regista, ecco. Quindi dovessi dirti adesso, forse si preferisce puntare sui due mediani più di forza, no? Più di incontro, perché anche mettiamo che dovesse rimanere Amrabat per un caso su 1000, Amrabat non rimarrà ovviamente, lui non vuole rimanere a Firenze, però Amrabat non è un regista e nonostante abbia provato a farlo con l'italiano si è visto che non era il suo ruolo, infatti non è andata bene. E quindi che si fa? Si rimanda ancora una volta, no, l'appuntamento con il regista? Non lo so. Certo, se Palladino vuole un giocatore con quelle caratteristiche, è bene che al club sia presente subito. Su Amrabat ci andremo tra poco, ma hai già detto qualcosa tu. Forse nel tuo ragionamento quello più regista dei nomi vociferati adesso per il centrocampo della Fiorentina è Tommaso Pobega, forse il più regista tra questi. Però l'idea è che forse come profilazione ancora non ci siamo, seppur Pobega può rientrare a doppio filo con Amrabat e lo abbiamo collegato anche per questo motivo, ma vedremo come andrà a finire. Senti Nicolò, parliamo di attaccanti perché alla fine è sempre quello il tema più caldo. Depay è ormai l'occasione d'estate, no? Le vibrazioni canterebbero in una notte d'estate, oppure anche Antonacci, notte di mezz'estate, trovalo tu il titolo musicale che ti piace di più. Icardi è il sogno e ora vediamo Zaniolo. Allora, intanto riavvolgiamo un po' il nastro su Memphis Depay. È un attaccante destro, classe 94, attualmente in forza all'Atletico di Madrid, ha vestito anche la maglia del Barcellona. Nella scorsa stagione 31 presenze, 9 gol e 2 assist. Di fatto lui non è un vero e proprio goleador, ha una media importante ma non è proprio un bomber vecchia maniera, per capirsi. Ha un ingaggio di 4 milioni di euro, la Fiorentina non pagherebbe il cartellino. Però, signori, attenzione, nell'ultima stagione ha saltato 28 partite. No, infatti sono, cioè, i dubbi che tu stai ponendo sono anche, penso, i motivi per i quali sia stato accostato alla Fiorentina, perché se Depay fosse, non lo so, il bomber, no, da 30 gol, o se fosse stabilmente a livello fisico, no, in campo tutte le partite, probabilmente non ci si penserebbe nemmeno a un profilo di quel tipo. Anche perché, devo dire la verità, a me l'ingaggio non spaventa, nel senso che non mi sembra così impossibile da pagare, cioè 4 milioni, sapevo anche 4 milioni e mezzo, ma insomma siamo lì, la Fiorentina se li può anche permettere se vuole, ripeto, fare il colpo, quello, no, che va anche un po' oltre i parametri, perché attualmente prende 3 milioni e 3 Milenkovic, è il giocatore che guadagna di più, no, nella Fiorentina, per cui certo sarebbe un salto non da poco, no, di 1 milione, quello per provare ad assicurarsi Depay, però qui siamo anche nel mercato di quei giocatori che vogliono evidentemente far alzare l'asticella. Bravo. Alla Fiorentina. E io non me lo dimentico che Predè in conferenza stampa ha detto: la Fiorentina è un club ambizioso, per cui a meno che non ci sia la sensazione di un autogol clamoroso, cioè sono quelli i nomi che io mi aspetto, non sono i Pinamonti, non sono i Lucca, non sono i Reteghi, che tra l'altro ieri con la nazionale non mi è nemmeno piaciuto, ma vabbè, io su Reteghi ho un'opinione molto personale, e cioè che 30 milioni per un giocatore così non possano esistere in un mondo normale. Però veramente, cioè, sono i Sorloth, sono gli Icardi, no? Ma i Morata, sono quelli i giocatori che io mi aspetto da un momento all'altro possano uscire in maniera concreta per la Fiorentina, perché sennò non è che ci vogliono grandi idee per andare su Pinamonti, per andare su Lucca, cioè non ci vuole una conferenza stampa che mi conferma, che mette la cera lacca sul fatto che il prossimo anno la Fiorentina, occhio, perché se rientra nel mercato dei grandi club, quello non è il mercato dei grandi club,
cioè, nonostante le cifre che oggi sono oggettivamente bombate, no? Qualche anno fa non si sarebbe mai parlato di 30 milioni per Retegui, francamente. Io ce l'ho con il suo profilo non per nulla, ma perché mi sembra veramente assurdo parlare di così tanti milioni per un giocatore che deve dimostrare veramente tutto e che ha fatto 7 gol, no? Con il Genoa. Se Nicolò Santi fosse il direttore sportivo della Fiorentina, chi prenderebbe tra i nomi vociferati fino a qui? Oppure nessuno di questi? Ma probabilmente Zaniolo. Zaniolo, tanto c'è niente da fare. Se il giocatore, ripeto, è stabilissimo fisicamente, se il giocatore fa valanghe di gol, non ti tocca. Cioè, bisogna anche essere realisti. Ma non ti tocca anche perché lo stesso calciatore avrà ambizioni diverse. È che attualmente la Fiorentina non è che possa non garantisce la Champions League, non garantisce un certo tipo di competitività, ma la Conference League, la Coppa Italia, l'ambizione magari quella sì di puntare all'Europa League e quindi piano piano alzare il livello. Però ci sono giocatori che hanno il profilo per arrivare a quel tipo di obiettivo. Zaniolo penso sia uno di media fascia, almeno attualmente. Cioè, all'inizio non era così, poi un po' è stato consigliato male, un po' magari anche lui ha avuto problemi comportamentali o comunque una testa che andava dall'altra parte di quelle che sono invece le sue grandissime potenzialità. Lui vuol tornare in Italia, aveva già una sorta, no, di mezza parola con Barone, poi insomma credo anche che a un certo punto della propria carriera e della propria età, quindi della propria vita personale, si voglia dare una svolta, e lui lo può fare. Oltretutto è cresciuto a Firenze, nelle giovanili della Fiorentina. Io penso ci siano tutti i presupposti per vedere uno con le sue caratteristiche a Firenze. Non è un centravanti, non è, magari è più una seconda punta, è uno che paradossalmente potrebbe pure pestare i piedi con Beltran, però io spero veramente che sia quello il profilo di giocatori che la Fiorentina quest'estate andrà quantomeno ad attenzionare, come minimo, perché sennò è inutile dirsi a gennaio mi dispiace, volevo fare un, cioè si poteva fare di più, però ho provato a prendere Gudmundsson, però mi era venuto in mente di prendere Zaccagni. Cioè, con i sei ma si va da poche parti. Adesso bisogna veramente cercare di essere concreti. A Firenze si direbbe che se ma è patrimonio dei bischeri, no? Come spesso si dice. L'hai detto tu, eh? No, vabbè, ci mancherebbe altro. Però il concetto è questo. Nicolò, tu ricordavi anche la conferenza stampa di Daniele Pradè, dove dice grande centravanti e che sono insoddisfatti, sì, dell'ottavo posto. Quindi Depay e Icardi risponderebbero a questo profilo. Tu dici Zaniolo, giustamente, perché è un grande giocatore, non è un grande centravanti. Quindi ora io voglio fare un po' sognare i tifosi, magari col fatto che è venerdì, che ci portiamo via la settimana, magari nel weekend possono sognare occhi aperti. Tu, secco così la risposta, escluderesti a priori l'arrivo eventuale sia di Zaniolo che di un Depay, per fare un esempio? Cioè entrambi insieme, dici? Sì, lo escluderesti? Ma probabilmente sì, perché non è semplice, tutto qui. Troppa roba? È troppa roba, però io, cioè, se avessi il direttore sportivo Pradè davanti, direi, direttore, mi definisca ambizione e mi definisca grandi idee. Cioè, perché probabilmente l'idea è andare anche a provare a convincere certi giocatori, che non è semplicissimo, però li convinci con un progetto, li convinci, poi parliamoci chiaro, anche con delle prospettive contrattuali di un certo tipo, aggiungendo all'interno del contratto dei bonus in base alle prestazioni, in base a quello che vuoi. Poi non spetta a me, cioè, se no fare il direttore sportivo, non fare il giornalista, sarebbe più, insomma, semplice anche. Però, scusi Santi, lei non si esclude a priori, magari può essere un suo risvolto della carriera, scusi, dice, sì. Perché no, voglio dire, lei per arrotondare vorrei fare entrambe. Sì, entrambe le cose. Perché no? No, però appunto, è quello il concetto. Eh sì, andiamo sui Coné, perché ci devi dare tu le ultime, visto che l'avete trattato in modo particolare sulla vostra testata. I Coné verso l'addio per 15 milioni, e qua in questo senso chapeau a Daniele Pradè, perché prendere 15 milioni, con tutto il dovuto rispetto delle autorità civili, politiche e militari, dai Coné non era roba semplice. Tesoretto in arrivo. Sì, ma guarda, loro, la Fiorentina, penso che come cessioni, no, come da quel punto di vista, non siano secondi a nessuno. Ricordiamo che lo scorso anno sia Cabral che Igor furono venduti a cifre iperboliche. Se non sbaglio, 18 Cabral, 15 Igor, insomma, cioè, roba che non ci sarebbe mai aspettata un mese prima, dei loro addii. E allora lo stesso può valere per i Coné, cioè dopo 2 anni e mezzo
la Fiorentina voleva insomma, cambiare, ecco, diciamo così, e Iconè penso pure, non penso che disdegni nemmeno quel tipo di pista, anche perché insomma, andrebbe a guadagnare tipo il doppio rispetto a quanto prende adesso a Firenze, quindi lui ci guadagna economicamente. Poi il dubbio è, dice, voglio restare a giocare un calcio tra virgolette vero con il rispetto di tutti e quindi rimanere da queste parti piuttosto che andare solo a prendere soldi. Quella è una scelta sua, ma mi sembra che in questo momento sia ben disposto, ecco, a cambiare in aria, nonostante magari sia il Qatar che magari non sia più il calcio occidentale, no? quello vero appunto, ma i soldi insomma fanno la differenza. Se fanno la differenza, Iconè va a prendere 3 milioni di euro e la Fiorentina ci incassa anche una cifra importante, cosa, ripeto, insperata, perché se è stato pagato 15 milioni e la Fiorentina ci rifà 15 milioni, non fare una minusvalenza con Iconè, no, è una roba, penso, da applausi. Fai plusvalenza perché ora non sono un campione di bilancio né di economia, però con l'ammortamento che porti in 2 anni e mezzo ti costa tra virgolette meno a bilancio, quindi 15 milioni significa segno più sul bilancio, e qui lo so, viene pure da fare ironia anche sul discorso dello scudetto del bilancio, no, tra virgolette, però e qua la Fiorentina fa un capolavoro se lo vende per questa cifra, c'è poco da fare, bisogna battere le mani. Questo tesoretto potrebbe essere reinvestito ovviamente sul mercato, sui profili che facevamo in precedenza. Vuoi farci tu una carrellata anche sulle altre trattative di mercato in essere in questo momento, e poi andiamo sulle cessioni perché abbiamo molto da dire. Sì, in questo momento io mi sono in questi ultimi giorni soprattutto soffermato sull'asse Firenze-Sassuolo e Firenze-Napoli, perché tanti profili convergono in casa Sassuolo e convergono in casa Napoli, ovviamente profili che interessano la Fiorentina. Quindi prima facevo riferimento a Maxi Lopez, che è tornato una settimana fa alla base. La Fiorentina non voleva pagare i 9 milioni del riscatto, ma al massimo li può in un qualche modo abbassare, no? Mettendoci, ora non più perché è un giocatore del Sassuolo, è tornato, la sua esperienza è finita, però ripeto, può ritrattarlo a cifre più basse. Perché? Perché ci inserisce magari un altro calciatore che interessa il Tors e il Torsvet della situazione, poi aiutami tu, Pinamonti, ci sono l'Orientè, insomma ci sono tanti calciatori in casa Sassuolo che possono fare comodo e che piacciono alla Fiorentina. Così come a Napoli adesso è uscito negli ultimi giorni il nome di Gaetano, no? Lindstrom. Gianluca Gaetano e Lindstrom soprattutto, solo che costa, tutto è che il suo cartellino, quest'ultimo intendo, è di 20 milioni, 25 milioni, no? Il valore, il costo, sono tanti, sono oggettivamente tanti, nonostante insomma, possa essere un calciatore di prospettiva e soprattutto con la fame, no? Di giocare. Ecco, forse il punto in comune che hanno entrambi è che vogliono giocare il prossimo anno. Quindi il ragionamento è semplice: possono fare i titolari nella Fiorentina di Palladino? La domanda è questa: sì, no. Se sì, vengono, magari la Fiorentina li prende anche subito perché Palladino ha fatto ai suoi nomi, altrimenti no. Cioè Lindstrom, 25 milioni sono un investimento, detto che si può anche fare in prestito con diritto di riscatto, mi sembra di capire insomma da quanto dicono a Napoli. E un altro nome che è uscito, signore e signore, è quello di Simeone, del Ciolito Simeone. Per carità. Che a Napoli non vogliono più, guarda un po', e che lui tornerebbe a Firenze anche molto volentieri, visto appunto il suo passato, visto appunto la sua compagna, tra l'altro, Coppini, che è di Firenze, e quindi tornerebbe volentieri anche lei alla base. Ora, il punto è che lui, insomma, a Firenze è chiaro che non viene a fare il titolare. Su questo siamo tutti d'accordo, no? Io guarda, non aggiungo nulla. Non aggiungo nulla. Senti Niccosanti, andiamo sui rinnovi, perché se prima diciamo le percentuali di permanenza erano 50 e 50 sia per Bonaventura che per Castrovilli, adesso qualcosa è cambiato. Allora, la notizia di oggi è che l'incontro è saltato per Jack Bonaventura, e lo avevamo detto, era previsto, si dovevano incontrare, non si sono visti. Ora ci spieghi tu bene i motivi. Castrovilli invece in stallo. Sensazione? Andranno via entrambi. Confermi? Confermo, sì sì, anche perché poi la prossima settimana sapremo tutto ufficialmente, entro il 30 di giugno i contratti in scadenza appunto arrivano a scadenza e Bonaventura e Castrovilli immagino faranno quella strada lì, ma entrambi, cioè Enzo Raiola negli scorsi, che procuratore di Bonaventura, negli scorsi giorni si era mostrato molto sereno, molto positivo in questo senso, ma io cioè fin da subito ho pensato male, tra virgolette, nel senso che siccome dalla Fiorentina non si respirava altrettanto ottimismo, mi sono immaginato che quelle fossero dichiarazioni, quelle di Raiola, di convenienza, no? Anche per far capire che il giocatore è comunque
comunque appetito e potrebbe anche essere un nome per altre squadre. Ci pensa solo il Como, mi sembra di capire, in Serie A adesso, e magari Bonaventura vorrebbe, seppure insomma a 35 anni, aspirare anche a qualcosa di più. Sicuramente, per come, questo lo dico senza avere notizie, lo dico proprio anche per quello che abbiamo visto nell'arco della stagione, lui vuol fare il titolare, cioè magari non ha nemmeno la condizione fisica al top che glielo permetta, ma lui vuol fare il titolare, vuole giocare sempre, e questo potrebbe essere anche stato motivo del divorzio, perché non penso che Palladino avesse per lui piani così rosei, no? Di fare il titolare tutta l'annata, anche perché, ripeto, anche solo l'età anagrafica non glielo permette. La scorsa stagione un po' ce ne siamo resi conto. Per Castrovilli vale lo stesso discorso, non dà garanzie fisiche, nonostante abbia qualche annetto in meno, un classe 97, ma non dà quelle garanzie, e allora la Fiorentina ha fatto un ragionamento legittimo, dice: a queste cifre oltretutto noi non ce la sentiamo. Probabilmente lui sarebbe anche rimasto, perché non mi sembra che abbia tutto questo mercato, un po' al pari di Bonaventura. E tra l'altro Bonaventura chiedeva lo stesso stipendio, anzi pure qualcosa di più, e per 2 anni. La Fiorentina invece giocava a ribasso e per 1 anno solo, per cui le parti non si sono trovate, ma nemmeno lontanamente. Per questo mi sembravano strane le dichiarazioni di Raiola di qualche giorno fa. Adesso l'abbiamo alla riprova. E tutto questo, abbiamo un'altra scadenza, che è quella di Duncan, che se ne andrà pure lui. Già qualche mese fa, insomma, me ne avevano parlato, lui che avrebbe lasciato la Fiorentina, non voleva rimanere, voleva cambiare aria. Penso pure lui, per lo stesso discorso, che vuole giocare, vuole trovare più spazio a Firenze. Onestamente ha avuto appunto poco modo di mettersi in mostra. Quindi salutiamo anche Duncan al 99% la prossima settimana. Mi sembra che prenda un po' forma, no? Il centrocampo del futuro, al di là degli obiettivi di quelli che poi arriveranno. Però Bonaventura, Castrovilli, Duncan via, Mandragora, Barak dentro, lo riportano anche i colleghi di tuttomercatoweb.com, che Barak rimarrà alla Fiorentina anche il prossimo anno, ovviamente questo a meno di offerte particolarmente vantaggiose, particolarmente importanti, ma mi sento di escluderle, no, allo stato attuale. E ti faccio rivedere proprio il titolo al quale facevi cenno, e Barak rimarrà a Firenze salvo super offerte. Questo, diciamo, il lancio di tutto Mercato Web riportato dalla redazione tua di Firenze Viola nel corso del pomeriggio. Allora, Niccolò, guardiamo i borsini tutti insieme, appassionatamente, partendo dalla difesa, così puoi correggerci nelle nostre battute finali. Allora, partiamo dalla difesa per capire chi rimarrà alla Fiorentina. Terracciano e Christensen ormai lo sappiamo, dovrebbero rimanere, però 80%, qualche dubbiarello c'è. Faraoni andrà, Caiode e Dodò verso la permanenza, i sicuri sono Ranieri e Quarta, Milenkovic e Parisi al 90% perché hanno mercato, così come Biraghi, con Muzzo al 30% perché dovrebbe andare in prestito. Dimmi solo se c'è da correggere qualcosa, altrimenti andiamo avanti. Io non sono così sicuro su Quarta, perché poi anche il rinnovo che è arrivato a me puzza, così come quello di Caiode, no? Lui fino al 2020, poi tanto di Caiode se ne parla dopo, no, pardon, di Kwame ovviamente, non Caiode, se ne parla dopo, ma questi rinnovi non mi sanno di rinnovi per blindare, ma rinnovi per avere per una maggiore meglio. Forza contrattuale. Esatto, okay. E quindi questo 100% per me a Quarta non va dato attualmente, però ripeto, per me, per quello che mi risulta, ecco. Sì, ma lei fa il giornalista anche al Corriere dello Sport, quindi senz'altro ne saprà più di noi. Allora, centrocampo. Andiamo al centrocampo. Artur ha già fatto il troll e se n'è andato. Infantino andrà in prestito. Castrovilli e Bonaventura mettiamo il 40 in decremento, probabilmente prossima settimana comincerà a scendere ancora. Barak verso la permanenza, 60% contro il 50% dei giorni scorsi. Mandragora è il sicuro. Duncan e Maxim Lopez saluteranno, sono ormai prossimi allo zero le loro permanenze. Qui direi che non c'è da modificare niente. Di conseguenza andiamo sull'attacco. Sì. E così almeno chiudiamo con Belotti, che è il primo della lista. Abbiamo messo un 3% per scrupolo, perché comunque a lui piacerebbe tornare a Firenze, ma Pradè ha detto no. Kwame 50% perché è conteso dal Bologna, e qui attenzione. Beltran 100%, Gonzalez 99% per parafrasare Pradè, Sottil rimarrà. Zola al 20%, così come Iconé, che nel caso è al 5% e sta preparando le valigie. Concordi? Sì, su un Zola tra l'altro c'è il Fenerbahce, quindi
è stato più che altro proposto, il Fenerbahce ci pensa e ci deve pensare anche Mourinho, che insomma penso che ci rifletterà bene. Molto Comunque bene. questa è una pista di molto, è una pista di mercato delle ultime ore. Belotti via, sì, sono d'accordo, la percentuale resta molto bassa. Ripeto quello che dicevo prima su Kwame, nel senso che poi tra l'altro la Fiorentina sta lavorando all'ulteriore rinnovo, ma non perché crede nelle potenzialità di Kwame per il prossimo anno, in vista del futuro, perché ci vuole puntare, non perché appunto lo vuole particolarmente, ma perché credo non vuole svendere nessuno, e questo concetto vale anche e soprattutto per Kwame, che non ha fatto male lo scorso anno. Cioè, ricordiamo, lui poi con Italiano ha un bellissimo rapporto, è per questo che si parla del Bologna. Il suo procuratore Minieri è beccato, diciamo, a Casteldebole quando Italiano è andato a firmare il suo contratto. Era lì per altre ragioni, però chissà che non abbia nemmeno fatto accenno, no? Al nome di Kwame. Quindi è una pista che francamente io terrei aperta, perché insomma l'estate è molto lunga, no? In tutti i sensi. Poi su Gonzalez, 99% hai detto bene te, cioè noi trascriviamo quello che ha detto Pradè. Ma io ci credo veramente, veramente poco, cioè credo molto di più a quell'1%, altrimenti veramente ci avrebbe detto al 100% Gonzalez rimane, non lo vendiamo, lo blindiamo, perché un po' come fecero per Chiesa, no? Quando arrivò commisso, no? Disse io lo voglio tenere Chiesa perché è il giocatore simbolo, perché io non ne farò il mio baggio. Ecco, in questo caso di chiacchiere stanno a zero, eh. Cioè Gonzalez, se arriva un'offerta, va via, per quanto mi riguarda. Anzi, la Fiorentina, che è in autofinanziamento, deve fare cassa, e quindi se vogliono arrivare a colpi importanti, un po' quello che si diceva all'inizio della trasmissione, hanno bisogno anche di incassi importanti, e chi glieli può garantire se non Gonzalez, forse Amrabat, insomma, sono pochi giocatori. Quindi io ci credo veramente poco a questo 99% del quale ha parlato in conferenza stampa Pradè su Gonzalez. Niccolò Santi, grazie davvero per essere stato con noi. Buonanotte a te e a tutta la redazione di Firenze Viola e del Corriere dello Sport. A presto. Grazie a te Gabriele e anche a tutti i telespettatori. Buonanotte. Ciao ciao. L'appuntamento di Casa Viola termina qui, grazie alla regia di Massimo Brigato. Ci vediamo lunedì ore 21 e ricominceremo a parlare di mercato, perché ormai lo sapete, non dormiamo mai. Ciao ciao.